Bella a tutti ragazzi e benvenuti sul vostro pettinatissimo Mighty Mouse. Allora, ragazzi, era veramente tanto tempo che non ci sentivamo, anzi vi do un grande abbraccione a tutti perché mi siete mancati. E niente, ho deciso di fare questo gameplay perché gli sviluppatori mi hanno regalato questo gioco molto carino, Simulation Ranch, Simulator Ranch. E devo dire che l'ho provato un pochino e mi è piaciuto, quindi ho detto perché non facciamo un bel gameplay. Poi adesso non vi voglio promettere che il canale riprenderà, che farò qui, che farò là, perché dobbiamo un po' vedere un po' determinate cose. Però intanto cominciamo con questo e poi vediamo. Non vorrei promettervi cose che poi non mantengo. Quindi iniziamo questo bel giochettino qua che, ripeto, gli sviluppatori me l'hanno regalato, quindi ringrazio. Gioco, facciamo nuova partita perché ho fatto già un pezzettino di tutorial. Compra un bidone per vendere il latte delle mucche all'emporio. Allora, questo siamo noi, siamo degli pseudo cittadini contadini, ok? Nell'intro c'è anche del gioco, c'è anche tutta una serie di skin del personaggio per creare il personaggio, ma non è niente di che, diciamo. Allora, se io non vado errato, noi abbiamo ereditato questa bellissima casa. Puzza un po' di pipì, ma non è niente di che, dal nostro nonno. Quindi noi intanto cominciamo a leggere la lettera che ci ha lasciato nonno. Se stai leggendo questa lettera significa che hai accettato di rispettare le mie ultime volontà, quindi è morto, e ti trovi nel nostro ranch di famiglia. È trascurato perché non ho avuto il tempo e l'opportunità di occuparmene. Entra in casa, ho lasciato alcune cose in soffitta, ti serviranno. E poi c'è scritto qualcos'altro, ma avevo finito anche l'inchiostro. Ok. Praticamente l'abbiamo ereditato, nonno è morto e quindi tutto questo è nostro. Allora, noi abbiamo questa tenda qua che serve sia per dormire che salvare, o dormire e salvare. Ok, la tenda l'avrei anche trovata. Salviamo il gioco. Siccome qua in questo gioco abbiamo anche il ciclo giorno-notte, quindi di notte non ci si vede una ceppa di niente, quindi per forza dobbiamo dormire. Oh, caro nonno, io ti ringrazio. Questa bellissima casa, veramente un dono prezioso. Gran bella casa. Beh, e beh, ultime tecniche di security, certo, perché qua insomma ci sono dei preziosi importanti, la cassaforte, non si sa mai. Accendiamo e spengiamo la radio, ok. Poi dobbiamo rimuovere un ostacolo che è il materasso all'ultimo grido del barbone però. Poi qua c'è una specie di scrignettino dove troviamo le munizioni, la pistola, perché in questo gioco si spara pure, dei soldi, 500 dollari e la lettera. Prendi questo revolver, nella foresta ci sono tanti animali selvatici che potrebbero darti noie e o sbranarti anche, direi. Ti ho lasciato dei soldi e delle munizioni. Un'altra cosa, ti servirà un'auto. Nel garage all'entrata del range c'è un vecchio side by side. Dove sei, The Car? Usa i pezzi di ricambio che trovi qui per aggiustarlo. Buona fortuna. Volevo la Doom Buggy io. Niente Doom Buggy. Andiamo. Dove qua è l'uscita, mannaggia del labirinto, il labirinto piscioso lo chiameremo. Allora, qui c'è praticamente una ruota, ce la prendiamo, e qua dentro che è tipo il garage, che in realtà il garage è meglio della casa, notare. E qua abbiamo la nostra gippettina in realtà. Dai, una gippettina, su, non fare lo spocchioso.
Sei una cippettina. Dobbiamo mettere le ruote, i sedili e anche la benza. Ok, intanto quante ruote abbiamo messo? Due. Ok, due ruote. Ah, il paraurti, che poi sarebbe lo schiantabufali, il tritabufali. Poi questo dovrebbe essere il serbatoio, che è molto molto di fantasia. Non credo che il serbatoio si possa installare in questa maniera. Una ruota, manca una ruota e i sedili. Perché le ruote sono bianche? Non c'è la neve. Chissà se poi viene anche la neve d'inverno, non so. Allora, il ciclo giorno-notte c'è, il ciclo pioggia-tempesta c'è. Chissà se ci sono anche le stagioni e il discorso neve. Potrebbe anche darsi. Poi ragazzi, vi ricordo che il gioco è in accesso anticipato, eh. Ora non so in che versione è, a che punto sono, se lo porteranno avanti, quanto lo porteranno avanti, però come inizio non è malvagissimo. Ho visto di molto peggio. Là, è fatto. Allora, prendiamo una tanica di benzina, la mettiamo su. Mi piace questa cosa di poter scegliere il punto preciso dove mettere la roba. Si possono anche roteare gli oggetti. Ragazzi, vi ricordo che sto gioco è anche in coppa, eh? Possiamo anche fare la coppa volendo. E non guasta mai. Andiamo a prenderci la benza perché vuole che riempiamo la tanica e poi anche il serbatoio. Aio, mi sa che è vuoto, sì. Che è successo? Tagliamo, un attimino. Qui tagliamo. Facciamo questo percorso qua. Non è che si guida proprio che è una bellezza, eh? Un cervo, un dino. Pappa. Cazzo. La cosa che mi piace è che, vabbè, a parte sbattere ogni 3 secondi, che tiene in considerazione anche del terreno che c'è, ma anche dei sassi. Quindi se trovate un sasso ci va a batacchiare. Oh, la benza. Riempiamo. Ok, mi piace anche questa cosa di dover inserire la pompa di benzina. Ok, ha fatto. Adesso riempiamo anche la tanica, cioè la tanica, il serbatoio. Paghiamo qualche dollaro. Va bene, questo che cos'è? Non si sa. Comunque non c'è nessuno, eh? Qui è chiuso, poi dentro è vuoto, peccato. Molto probabilmente lo sistemeranno poi, piano piano. Adesso andiamo dal distributore di auto. C'è anche una ferrovia, non so se poi in realtà passa il treno, sarebbe figo perché vorrei vedere un bel incidente autotreno. Ok, qua noi possiamo comprare delle macchine volendo. Parliamo con questo. Noi dobbiamo installare la radio sulla nostra cippetta. Qui, se vogliamo comprare le auto, sono qua. Abbiamo questa, la nostra da 200 dollari e porta asportare due maiali. Qui invece porta asportare tre maiali e una vacca. Non so che tipo di vacca, ma insomma la porta asportare.
Questo niente, solo per andare a giro. Questo 3 maiali e una vacca. 4 maiali e 4 vacche. Qui l'unità di misura è la vacca e il maiale. Vediamo. Quanto è alto il soffitto? Ma 3 vacche e un maiale. Allora. Porca boia, perché sì. A parte che non devo andare di qua. Ah no, giusto, la radio, mi sono scordato la radio. Aspettate un attimo. Possiamo anche cambiare il colore della Jeep, volendo. Ma ci costa 50 dollari, per ora mettiamo solo la radio. Ok, che poi non capisco che ci serve la radio. Parla con la venditrice laggiù, di cosa mi sfugge al momento. Sarà il caso di scendere di qua? Proviamo un attimino. Il treno non credo ci sia, ragazzi, penso che ancora sia presto. Madonna, però, ma reggi la strada che è una meraviglia, eh. Cartello lo tira giù? Beh, se lo prendessi, però. E quando non voglio prendere gli alberi li prendo tutti, quando vorrei prendere qualcosa non prendo mai niente. Se la vi. Ah, questa genera store, giusto. Dobbiamo prendere. Fa qualche laghettino, ragazzi, purtroppo il gioco è ancora in fase di. Ok, lei ci dice di prendere due galline, aggiunge il carrello, due galline, un piede di porco, materassino no perché abbiamo la tenda, l'accetta, il martello e il cestino delle uova. Acquista, un po' come essere su Amazon, ti è. Grazie per l'acquisto. Allora, prendiamo e ok, già buio? Ma sono le 3. Ah no, è qui. C'è poca illuminazione sto gioco però. Comincia a piovere. La cosa carina è che ci sono. C'è questo tipo di pioggerella qua e poi c'è anche la tempesta invece con i fulmini. Carino. Poi non so se l'uno è la conseguenza dell'altro oppure dipende dalla. Vai con la gallina. Ok. Scendiamo, partiamo. Raggiungi il ranch. Che guida avriata, però. Oh, io non riesco ad andare dritto, eh. Sì, va bene, ormai sono abituato. Preoccupate, il caso mi aiuterà. Ecco, proprio l'ultimo, mannaggia, ho preso. Ok, allora. Mancava. Siamo con la nostalgia. Non ho preso abbastanza alberi. Ma io questo sudicio qua, scusate. Non è per farmi gli affari miei, però. Come mi rompe un attimino le balle, sto sudicio qua, perché capisco che siamo pseudo barboni, però. Ah, guarda che casino, guarda che casino.
Via. Oddio. Via. Lo schifo. Là. Tanto ragazzi, io vi anticipo che questa casa andrà demolita, che fa veramente cacare. Non rientra nelle mie aspettative. Allora, io direi che possiamo salvare per il momento. Salvo il gioco con R. Ok, è andato in panico. Allora, tira fuori i polli. Intanto noi dobbiamo... Ah no, vedi? Che non me la fa prendere. Devo proprio fare come mi dice il gioco, altrimenti non mi dà... Perché io poi devo andare a prendere il secchio dell'acqua, quindi... Vedi? Trova i cereali versa... Ah no, prima c'è il discorso dei cereali, ok. Poi dopo viene il discorso dell'acqua. È giusto, i cereali in frigorifero. Però io lo vedo lui come un futuro da cameriere. Non so, c'ho questo portamento. Lo versiamo. La gallina va a mangiare i fagioli. Che cosa sono questi? E come vedete ha i punti vita, poi c'è il discorso fame e sete, quindi possono anche morire. Adesso prendi secchio, prendi serbatoio, serbatoio d'acqua versato. Ok, quello che volevo fare prima. Lo mettiamo qui. E poi andiamo a prendere il secchio. Io penso che poi, ragazzi, finito il tutorial, non so quanto durerà il tutorial perché non l'ho fatto tutto, però penso che poi dopo sarà libero come tipologia di gioco, quindi potrai fare un po' quello che ti pare. E vedete che adesso lui riempie il secchio d'acqua e la gallina può sia bere che mangiare. Mettiamo anche questa. Taglia erba trovato. Sono le 7 e già è un buio questo, ragazzi. Qui abbiamo il taglia erba con la radio. Io però, ragazzi, famo una cosa, perché non sto vedendo veramente niente, nemmeno voi. Andiamo a dormire. E ok. Ma non passa il tempo. Non dorme, ma non dorme. Allora facciamo una cosa. Accendiamo almeno questi fari qua. Madonna, la notte fa veramente paura. Oh, il nostro bellissimo taglierba. Bellina anche questa nebbiolina, eh. Ecco. Mi ricorda un po' farmi il simuleto. Ma io mi fai salvare. Mi fai scappare dalla notte? Ecco che così coi fari puntati dormo anche bene. Ecco. Non so perché, dipende dall'orario, molto probabilmente dalle 8 in poi ti fa dormire. Oh, ok, quindi dormi dalle 8 di sera alle 8 di mattina. Il giusto. Ok, noi dobbiamo tagliare l'erba qua, perché qua inseriremo il nostro bellissimo campo per le galline.
però non è un campo, ma è per le galline. Poi non vorrei se lei si leva perché. Oh, non muore, ci ho provato. Ho capito, e non c'è rimasto niente. Erba tagliata. Ok. Poi taglia albero. Neanche Rocky abbatte l'albero con un colpo. Questa cosa dell'albero va un po' risistemata. Butta lì. Ok, butta lì. Che cosa c'è rimasto? Scusa, da tagliare. Questi tre peli. Oh. Adesso qua costruiamo il pollaio. Costruisci pollaio con il martello. Prendiamo questo piccolo da tre galline. Vai. Ok. E là, e loro quando vogliono ci andranno. Non so a che fare perché fosse una gallina non c'entrerei nemmeno morto. Ok ragazzi, poi adesso infatti ci dice, come vi avevo detto prima, che dobbiamo demolire la casa perché fa veramente schifo. Quindi noi questo lo faremo in un prossimo episodio, perché demolire la casa è un po' lunghetto da fare, non è così rapido. Non abbiamo la palla demolitrice, ma la demoliremo a testate, quindi un po' ci vorrà. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ragazzi. Grazie ancora per essere stato con me e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!